Dopo un'estate caratterizzata da polemiche e notti insonni per i residenti del centro storico, arriva finalmente il piano antirumore. L'amministrazione ha affidato il servizio relativo alle attività di redazione del piano di classificazione acustica comunale. Tecnicamente il territorio comunale sarà suddiviso in zone acustiche omogenee, tenendo conto anche delle aree di rilevante interesse paesaggistico, ambientale e turistico e definendo per ogni zona sia gli obiettivi di qualità sia i limiti acustici di emissione e di immissione. L'obiettivo è stabilire dei valori limite degli indicatori di rumore ambientale, uno strumento molto atteso e importante, perché con questo il Comune andrà a mettere regole e disciplinare i livelli massimi di rumore ammessi all'interno del territorio, in funzione pure della pianificazione delle attività produttive esistenti e di quelle previste della distribuzione dei cittadini. La redazione di questo piano, come si ricorderà, fu più volte sollecitata dall'Associazione Cittadini per il Centro Storico, che ritiene il piano uno strumento essenziale per il vivere civile e la tutela del benessere dei cittadini. Si arriverà poi a redigere un regolamento. Prima dell'approvazione, però, ci sarà una fase di partecipazione e ascolto con tutti i portatori di interesse. 4 mesi di tempo ora per avere il piano. Abbiamo voluto stabilire con l'operatore che si occuperà della redazione del piano di classificazione acustica un termine massimo per dare certezza ai nostri cittadini, un termine che fosse congruo per poter effettuare tutte le verifiche sul territorio. Infatti, in questi 4 mesi la società si occuperà di tutta una serie di rilevazioni che riguarderanno l'intero territorio comunale, non soltanto il centro storico, quindi anche le frazioni. Una serie di rilevazioni che, in base alla conformazione del territorio, in base ai flussi di persone, di traffico, così come alla presenza di attività e di abitazioni, insomma, dopo tutta una serie di considerazioni, trarrà, le conclusioni che saranno quelle di stabilire i limiti massimi di emissioni nelle varie zone della nostra città. Da questo ovviamente ne deriverà un nuovo regolamento. Prima dell'adozione l'amministrazione ovviamente attiverà tutta una serie di misure di partecipazione con coloro che più direttamente sono riguardati dal nuovo regolamento, in modo tale da fornire uno strumento che sia condiviso, utile e che disponga finalmente delle regole certe per le emissioni e negli orari delle emissioni nel nostro territorio comunale.